Intensificati i controlli anche nel Teramano per l'entrata in vigore del Super Green Pass. L'obiettivo è quello di cercare di evitare chiusure e impedire allo stesso tempo a chi non è vaccinato di frequentare luoghi al chiuso di bar e ristoranti locali dove il rischio contagio è maggiore. Per viaggiare sui mezzi pubblici è necessario essere muniti di Green Pass. A Teramo le forze dell'ordine da questa mattina stanno effettuando numerosi controlli a campione su chi scende dai mezzi pubblici e per chi è sprovvisto del certificato scatta subito una multa che va dai 400 ai 1000 euro. Per quanto riguarda bar e ristoranti, la consumazione al banco e al tavolo all'aperto è consentita a tutti in zona bianca e gialla, ma riservata ai soli possessori di Super Green Pass in zona arancione. Consumazione al tavolo al chiuso consentita invece per tutto il periodo solo con Green Pass rafforzato. Non credo che cambi molto perché, bisogna anche dirlo, c'è molta presa di coscienza da parte delle persone. Io non ho avuto il minimo problema, anzi, chi non ha fatto il vaccino si raccomanda di stare fuori, proprio mi viene cercato appunto l'opportunità di fargli mangiare fuori, avendo io un piccolo porticato. Con questo voglio dire che c'è una grossa presa di coscienza sia da parte di chi ha fatto il vaccino che di chi non l'ha fatto. Ha sentito qualche suo collega che le ha raccontato di qualche furbetto che aveva un Green Pass che non era il suo? Ma guardi, qui non siamo in una grande città, qui siamo in una piccola città dove ci si conosce tutti, per cui non credo che chi non l'ha fatto il virus non va al ristorante, insomma, non credo che vada a rischiare e mettere, anche perché ci sono i controlli, noi abbiamo le app per controllare. Adesso è un periodo dove ci sarebbero state riunioni di famiglia per l'Immacolata, per i morti, no? Ecco, quello è venuto a mancare, chiaramente in tempi in cui si poteva fare c'era un notevole giro di affari. Ci siamo adattati un po' a queste circostanze, d'altronde siamo stati un anno chiuso, perciò tutto ciò che viene è ben visto, insomma.